Buongiorno Assessore, oggi presentiamo un progetto che è a metà tra il progetto sportivo ma anche di promozione turistica. Sì, oggi presentiamo l'Orienteering, un evento che vivacizzerà i territori di Senigallia, Ostra e Ancona nel fine settimana a cavallo tra il 29 ed il 30 aprile. È sicuramente un modo per scoprire le Marche in maniera anche sostenibile, perché coniugheremo lo sport e il turismo, ma coniughiamo anche la cultura, perché attraverso l'Orienteering è possibile anche conoscere i luoghi della nostra regione, e quindi dall'enogastronomia ai borghi alla cultura appunto. E quindi è un modo sicuramente per scoprire il nostro territorio e per valorizzare ancora di più la nostra bellissima regione. Questo evento è estremamente importante, intanto da un punto di vista turistico sportivo, perché l'Orienteering è un qualcosa che rappresenta il futuro, ma che soprattutto lega tre territori. E di questo infatti io non posso che ringraziare la Regione Marche e quindi gli assessori che si sono spesi per questa operazione, perché è davvero un grosso risultato per la nostra città. Per questa gara sportiva un treno a disposizione da parte della regione per i concorrenti. Ma indubbiamente siamo stati sensibilizzati dagli organizzatori e dalla larga partecipazione di giovani e meno giovani che parteciperanno a questa tre giorni in tre comuni diversi, pertanto avranno bisogno degli spostamenti e noi chiaramente, visti i buoni rapporti con Trenitalia e vista la mia delega al trasporto pubblico locale, metteremo a disposizione di tutti gli atleti dei treni gratuiti. Ritengo che ne metteremo a disposizione il treno ROC, che è un treno che abbiamo inaugurato pochi mesi fa, molto bello, su due piani, quindi gli atleti possono stare tranquilli che per i movimenti tra una città e l'altra avranno un treno a disposizione. Questo sicuramente, oggi il treno va visto anche in un futuro ambientale, in un futuro meno inquinante e in un futuro diverso, quindi non all'uso di macchine private con tutto quello che vorrebbe dire, coinvolgere i genitori, dei ragazzi e quant'altro, ma utilizzare un mezzo di trasporto pubblico. Ecco, questo è il significato. Grazie.